Signori, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua con questa veramente bellissima arma, presa da poco, tra l'altro, è dell'Evolution. E con calma, nel resto del video vi farò vedere le varie statistiche, le varie procedure e tutto quanto. Ma per adesso, sigla. Ok ragazzi, allora, questo qui è un MK8 dell'Evolution. Ho avuto una mega offerta perché in genere ti danno l'arma e basta. Insomma, allora, con questa offerta praticamente mi hanno dato gratis, compreso nel prezzo, la batteria, che tra l'altro dovrebbe essere una delle migliori batterie perché dura un casino, dura ed è ottima. Perciò batteria che noi mettiamo qua da una parte, il caricatore per la suddetta batteria che andiamo subito ad aprire, dove abbiamo presa e per l'appunto il caricatore. Allora, immagino che vada attaccata in questo modo qua. Ok, poi questo mettiamo subito a caricare perché dubito che me l'abbiano consegnata già carica, sapete come sono. Ok, e noi lo mettiamo subito a caricare. Ok, collegato, lo vedete qua. Non so esattamente come dovrebbe funzionare. Ok, tutto verde. Una verde, una... ah, praticamente, insomma, è carica tipo una roba media del 30%. Questo qua mettiamo via, che può sempre tornarci utile. Poi abbiamo una replica dello spegnifuoco nera, metallica, al posto di questa qua rossa. Secondo me è buona questa qua, gliela monto nel prossimo video dove farò vedere le varie modifiche, perché ho già io delle varie cose, perché ho già altre armi di soft air, perciò andremo a montare delle altre modifiche per questa. Per ora questo qua però ce lo andiamo a mettere qui dentro. Dopodiché mi hanno dato caricatore che sembra di plastica, ma in realtà è un ottimo caricatore questo. In pratica noi mettiamo i pallini dentro da qua e dopo bisogna scorrere semplicemente questo. Ok, prima che mi si spegnesse il telefono e che tirasse fuori l'arma, stavo dicendo che basta semplicemente girare questo, la rotellina che abbiamo qua sotto, finché non sentiamo un click, che sarebbe quando i pallini arrivano qua, molto semplicemente. Poi abbiamo l'arma, che è un MK8 dell'Evolution, dove possiamo notare come mirini che ci danno di appena così esce dal negozio con questi mirini qua, che praticamente a scatto semplicemente ne tiriamo giù questo e il mirino viene su. Eccolo qua. Allora, l'impugnatura è ottima e ha anche un paio di chicche, ovviamente. Allora, il mirino ce l'abbiamo qua, che è regolabile tramite questa manopolina, e onestamente mira anche relativamente bene. Ovvio, va da mira di una persona, va. Poi abbiamo una delle mie parti preferite, che è praticamente il calcio. Molto spesso è troppo corto, troppo lungo, insomma, molte persone si lamentano. E qua non c'è nessun problema, perché possiamo regolarlo in 6 cose diverse. Prima, seconda, terza, quarta, e ne abbiamo saltata una. Questo è in 5 perché ho preso la versione compatta, perché c'era quello un po' più lungo che era estendibile fino a 6. Perciò in realtà forma più lunga è questa qua, che dovrebbe essere di una media di 70 cm all'incirca. Poi abbiamo il regolatore, dove abbiamo la sicura, un proiettile alla volta e a raffica. Devo dire, rispetto ad altri che ho maneggiato, è molto più sensibile, molto meglio secondo me, perché
basta semplicemente avvicinarmi di poco e scatta, si mette direttamente dentro. Mentre gli altri bisognava che ti fermavi esattamente sul bel puntino. Insomma, era un attimo una fregatura. Provando a sparare, onestamente, adesso non ha la batteria, perciò non fa rumore ovviamente, però grilletto ottimo, oserei dire. Dopodiché abbiamo qua, potete notare che si apre cassetta in modo da, nel caso si incastrasse qualche pallino, da liberarlo. Ok, allora poi qua richiudiamo. Ingranaggi al suo interno, tiriamo via questo, tiriamo via, ok. Gli ingranaggi al suo interno sono in acciaio, in ferro, adesso non ricordo esattamente, dopo vi dico tutti i materiali. Per accedere al motorino bisogna semplicemente qua schiacciare questi due qua, tirare giù, e lì sotto potete già intravedere il motorino che poi va a lanciare i proiettili. Mi sono informato e ho notato che una domanda che viene molto spesso fatta su questo tipo di fucile di airsoft è: dove va la batteria? Beh, semplicemente noi dobbiamo tirare in su questa levetta qua, che adesso io devo controllare anche il video, perciò faccio fatica. Ok, semplicemente eccolo qua. E noi abbiamo un buco qui dentro dove andremo adesso, anche se è poco carica, a infilare la nostra batteria. Ok, eccolo qua. Non lo richiudo perché devo metterlo a caricare. Ora sentiamo il suo rumore. Ovviamente in sicura non spara, mettendolo poi. Questo qua è il rumore. Che onestamente è anche più silenziosa di altre. Mettendolo invece a raffica, allora la adoro quest'arma perché io, per esempio, non avevo il calcio e non ha rinculo. Differenza di molte armi, come tipo il pompa che ho lì dietro da qualche parte. Hanno un rinculo assurdo, cioè tu sparando l'arma si muove ovunque, cioè nel senso trema un po' la parte lunga della canna. Mentre con questa, adesso rimontandoci il calcio ancora meno, non trema, cioè è salda. Poi ovvio che dipende anche dalla forza che ha uno, perché nel senso se la do in mano a un bambino di 2 anni, cosa da non fare, ovvio che lui spara e inizia a tremare ovunque, ma nel senso ci sta. Perciò secondo me ottimo anche il sound. Noi rimettiamo la batteria a caricare. Ok, adesso libero un po' il tavolino e poi riprendo col dirvi le sue varie statistiche. Ok ragazzi, ho tirato via un po' di robetta. Allora, ok, continuerei. Allora, gli ho messo qui il caricatore, che allora vi dico, nel tirarlo fuori ovviamente si schiaccia il classico tastino che c'è qui dietro. Semplicemente noi schiacciamo e il caricatore scende. Veramente è un meccanismo veramente molto, come si può dire, facile, perché ci sono molti altri fucili che onestamente nel infilare dentro il caricatore e nel tirarlo fuori bisogna fare molta più forza. Questo invece no, semplicemente basta. Ah, è già dentro, non bisogna neanche dargli il classico colpetto sotto. Veramente è un piacere metterlo dentro. L'unica cosa che posso dire di questo fucile che ho notato è che traballa un po', quando c'è il caricatore dentro, sezione del caricatore, traballa un po', guardate. Cioè, muovendolo un attimo così, traballa un po' tutto. Però, onestamente, basta che si mette questa cosa qua. Vede che non traballa più nulla. Non si sente il rumorino di prima. Avvicino un attimo il microfono per farlo sentire. Così è senza, mentre così, tirando questo qua verso di noi, sentite? È proprio una questione che si risolve facilmente. Allora, il fucile,
sembra fatto in polimero, come vengono fatti quasi tutti, invece è fatto in una sottospecie di lega metallica o qualcosa del genere, adesso non so dirvi esattamente, ed è molto più leggero di quello che pesano gli altri. Guardando, mentre ritornando qua al calcio, c'è questa parte qua in gomma che veramente è top, perché una volta appoggiato alla spalla evita di farlo, cioè probabilmente non fa slittare il fucile. Una cosa che vi consiglio, almeno che per comodità non potete farlo, di allungare il calcio, perché come vedete traballa molto di meno che quando è qua, che alla fine è poca la differenza in realtà, però comunque molto meglio, un'impugnatura perfetta. Poi noi nel prossimo video, dove andrò a modificarla, nel senso aggiungerò delle varie cose sulle varie corsie, cambierò i mirini, sicuramente cambierò la punta, che ho provato, è stra difficile da tirar via, è proprio incollata, perché quelli dell'Evolution tendono a farlo incastrare molto bene lo spegnifuoco all'interno delle corsie. Infatti è difficile da tirar fuori, però nel senso si può fare, altrimenti non mi avrebbero dato quell'altro. Ottima, veramente, non so che dire. L'unica cosa è che la classica cintura che ti permette di tenere il fucile al tuo corpo senza dover fare troppe cose è un po' un'infamata, perché come vedete questo buco che c'è sul calcio, che vi faccio vedere, aspettate, questo buco qua andrebbe infilata la cintura, e poi bisognerebbe comprare a parte un altro da mettere tipo in uno di questi buchi qua, il che è un'infamata, dico io personalmente, però non ci si può fare nulla. Ok, rimesso dentro, e io penso che questo video ci possa concludere qua. Perciò, come vedete, ottimo, veramente. Anche poi il sistema, perché questo qua servirebbe nel caso si incastra qualche pallino, cose così, per vedere gli ingranaggi al suo interno, come sono messi, servirebbe questo, che è ottimo proprio perché c'è, cioè, questo prolungamento, in genere questo prolungamento qua fa parte di per sé di questo pezzettino qua dritto, il che è un po' scomodo, perché mettere il dito qua per tirarlo via, invece no, questo qua semplicemente si mettono le due dita e questo qua in automatico viene premuto. E molto semplicemente, cioè veramente è una goduria infinita. Ovviamente dopo che l'avete mollato ritorna così, bisognerà poi andare a ritirarlo per vedere gli ingranaggi al suo interno. Ad ogni modo, penso che questo video si possa concludere qua. Se volete vedere le varie modifiche che apporterò, che ribadisco non sono modifiche, sono semplicemente delle cose che aggiungerò al fucile, seguitemi, lasciate un mi piace e guardate il prossimo video, che uscirà qualche giorno dopo di questo. Ciao ciao!